Thank you.
ricorda la bellezza di essere cristiani, amici e servi del Signore, figli di Dio nella nostra storia. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Iniziamo questi giorni belli intorno a questa testimonianza, questo testimone amico nostro di tutto il nostro paese e di questa nostra comunità parrocchiale, questi 9 giorni particolari in cui possiamo veramente sentire ancora di più la grazia di essere la Chiesa nel nostro tempo, come Sant'Agnello è stato nel suo tempo, nel nome del Padre, del Figlio, lo Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Thank you.
dal libro del profeta Esaia. Così dice il Signore Dio: certo, ancora un po', e il Libano si cambierà in frutteto, e il frutteto sarà considerato la selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro, liberate dall'oscurità e dalle tenebre. Gli occhi dei ciechi vedranno, gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo Israele, perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tremano in iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per nulla. Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il Signore, che riscattò Abramo, d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa solo io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore e la terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsavi il tuo cuore e spera nel Signore. Quindi Gesù li ammonì dicendo: badate che nessuno lo
ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore. Abbiamo galleggiato questa proposta.
ricorda tante cose, ci ricorda anche una chiesa fatta di tanta umanità, ma per noi Roma è il richiamo a qualcosa di grande, all'universalità della Chiesa, a una Chiesa missionaria, a una Chiesa serva, a una Chiesa che non è potere, e questo Papa ce lo sta facendo capire da 70 anni, esistono, vedi, povero Papa, non c'ha tutti quanti di incontrare il Papa Francesco, no? Una Chiesa che non è un potere, ma una Chiesa che ha una ricchezza che vuole portare nella vita di sempre, che vale, può valere, può essere un tesoro grande per l'umanità di ogni tempo, la ricchezza della fede degli apostoli che ci hanno portato Gesù, che hanno donato la loro vita, che hanno costruito una umanità rinnovata con la loro fragilità, ma soprattutto con la forza della fede dello Spirito Santo che ricordava tanto. Allora questa unione con Roma, questa affiliazione alla confraternita, arci-confraternita del Confalone, io mi auguro che sia un passo in avanti, non un motivo per gloriarsi di un nome nuovo. Stasera non sto qui a dire tante cose perché io do solo il là a questa novella, come parroco, come responsabile di questa comunità parrocchiale, però nelle altre sere io sarò in ascolto, come stare in ascolto per voi, perché abbiamo la grazia di avere un diacono, Antonio, il nostro Antonio. Ordinato diacono dal nostro vescovo Alfano, prima di tutto è chiamato ad essere un ministro della parola. I diaconi sono soprattutto ministri della parola e soprattutto ministri di un impegno di carità, che può significare tante cose, qualità. E allora proprio perché vogliamo sentire la freschezza di questo diaconato di Antonio, queste sere prossime ci lasceremo guidare dalle sue meditazioni, dalle sue proposte. Invito tutti quanti ad approfittare perché la parola di un giovane ci può entusiasmare e ci può far rendere conto che la Chiesa può essere sempre una cosa bella, senza scoraggiarci, senza chiuderci, ma cercando di capire questa novità sempre bella del Vangelo e della grazia di Dio in mezzo alla storia. Che cosa posso dire? Posso dire soltanto grazie al Signore per tanti miei motivi personali, qualcuno di voi li conosce, grazie al Signore, ma soprattutto perché il Signore ci sta dicendo delle cose belle. Dobbiamo ascoltare la voce del Signore nel nostro tempo. Una di queste voci è San Daniele, ma ce ne sono tante altre, anche più vicine a noi, anche più di persone viventi, non solo vicine nella fede e nella comunione della preghiera con i santi. Dobbiamo imparare ad ascoltare di più quello che dice il Signore alla nostra vita. E il Signore ci sta chiedendo molto. Stiamo vivendo un momento duro, ma anche un momento di grazia, che possiamo veramente andare avanti, senza pessimismo, ma costruendo, fondandoci non solo sulla ricchezza dell'umanità, che è di ognuno di noi, ma fondandoci soprattutto la ricchezza della fede. I potenti passano, gli uomini che hanno cercato la giustizia, la pace, la fraternità, l'unità,
cielo, la grande città è caduta, i prepotenti, i superbi sono stati abbattuti. Chi è che passa sulle rovine di questa società che pensava di essere una società di orgogliosi e di padroni del mondo? Chi è che cammina sulle rovine, costruisce una società nuova? I poveri, gli umili, gli uomini veri. Gli uomini veri. E noi dobbiamo imparare ad essere. E chi si avvicina a Gesù e chi si avvicina al Vangelo, ci sono tante strade per essere uomini veri, ma la strada più bella è l'uomo Gesù, nel quale scopriamo ancora di più un dono più bello, una grazia più bella di essere uomini e donne secondo Dio. Chi crede in Gesù Cristo, l'uomo che si avvicina a lui diventa ancora più umano. Abbiamo bisogno di queste realtà, i poveri, gli umili. Sembra che le nostre, i nostri sforzi di credere ancora nel bene, nella giustizia, nella ricchezza, anche della Chiesa e dell'uomo siano vani. Per cui ci lasciamo andare, per cui ci scoraggiamo, ci chiudiamo nei nostri piccoli mondi. E il Signore invece viene a dire: la vittoria nella storia è nell'amore, nella giustizia, nella pace e nell'unità. Quante volte l'abbiamo sperimentato e poi ritorna il caos, il prepotente, quello che rovina la società, quello che crede di essere chissà chi e approfitta e calpesta anche i diritti degli altri. Chi porta avanti la storia è la coscienza dell'uomo vero. Signore, facci capire questo. Facci essere orgogliosi, ma anche semplici, per andare avanti e non lasciarci trascinare dall'esempio di persone che hanno perduto di vista la bellezza di essere figli, uomini veri. Thank you.
Vediamo tutti insieme la preghiera del tuo fratello. Glorioso e umile San Agnello, protettore del nostro paese e del nostro Dio sodalizio, nella tua grande bontà, volgi il tuo sguardo e poni le tue mani sante da buon samaritano sulle nostre anime. Aiutaci ad amare la volontà del Signore che rimanga ferita di ogni tempo. Mettici al servizio della carità, dacci la forza di saper riconoscere il volto di Gesù Cristo nel volto dei fratelli ammalati, affamati, assetati, nudi, soli, carcerati, forestieri, e fatti ad ognuno possiamo aprire la porta del nostro cuore e offrire un abbraccio della speranza. Fa che lo Spirito Santo avvolga nella grazia di Gesù Cristo tutte le anime dei nostri confratelli defunti e sostieni la nostra opera accanto a chi soffre, affinché
gradito Dio Padre onnipotente. O Signore, questo sacrificio di riconciliazione con ci ordena la gioiosa esperienza nel tuo perdono e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie per Cristo nostro Signore.
mistero della fede, annunciamo la morte del Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, Padre della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un suo corpo.
sinistra e due di noi qua sulla palla. Attenzione allo scalino prima di andare, tutto lo scalino da davanti. Thank you.
Preghiamo. Signore Dio, ci hai colmati dei tuoi doni, fate rinnovati dal pane della vita, procediamo sicuri nel cammino della salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso possiamo tornare a accomodarci, c'è questo momento di ufficializzare la presente applicazione della nostra confraternita per il nostro mondo. In qualità di priore della reale confraternita del Piemonte dei Morti, dei Santi Cristo e Damiano, chiedo l'applicazione al venerabile arciconfratello del Piemonte. Su mandato del vicariato della diocesi di Roma, ho la gioia di comunicarvi che la vostra richiesta è stata accolta. Maria Santissima Annunziata, i Santi Agnello e Prisco ci proteggano e ci guidino nell'essere sempre più fedeli agli impegni che ci siamo assunti a servizio della Chiesa. E adesso il governatore della Confraternita del Confalone vi legge il decreto ufficiale con cui questa affidazione è stata accolta. Nel 1260, 12 uomini di ritorno dal Cammino di Santiago chiesero a Bonaventura da Legio Santo di scrivere una regola. Egli ebbe una missione, vide la Vergine Maria con un manto aperto e gli uomini che si chinavano tutti per ricevere le sue grazie. Da quel momento nasce questo sodalizio che poi viene detto il buon parole. Già con questa visione, l'idea di includere e non di escludere, l'idea di portare avanti quella che era la fede cristiana tra laici attraverso delle azioni reali, visibili, che avrebbero avuto ricaduta tutta la società. Sono 8 secoli di storie che hanno portato a un'attività che da Roma è andata in tutto il mondo, la liberazione dei cristiani e delle opere di carità e di trasmissione della fede attraverso le opere. Negli statuti che consegneremo oggi al priore della Confraternita del Dio, Fonte dei Morti, Santi Cristo Agnello, e tutta questa storia, che sono tutte le concessioni di preghi pontifici e tutti i privilegi della Confraternita del Confalone, che poi vogliamo prelato. Diamo quindi lettura del decreto ufficiale della venerabile arciconfraternita del Confalone, decreto di aggregazione e riconoscimento del titolo di arciconfraternita alla confraternita di Pio Monte dei Morti dei Santi Cristo Agnello. Noi, Monsignor Luigi Vetturi, guardiano prelato, Simone Ferrari, guardiano governatore della venerabile arciconfraternita del Confalone, canonicamente retta sotto il titolo di Maria Santissima Annunziata e dei Santi Pietro e Paolo della diocesi di Roma, la sua santità il Papa Gregorio XIII con breve omnipotentis, considerando la richiesta formulata dalla confraternita del Pio Monte dei Morti dei Santi Cristo Agnello e nulla osta dato dall'arcidiocesi di Sorrento Castellammare di Stabia del 19 settembre 2014, con il desiderio di stringere vincoli di fraterna condivisione della fede cristiana cattolica e apostolica per il maggior profitto spirituale delle anime dei propri iscritti, concede alla confraternita del Pio Monte dei Morti dei Santi Cristo Agnello, a norma del rito canonico e degli statuti del sodalizio, approvati nel 1579 e riformati nel 2010, l'elevazione
accesso ai membri della confraternita, a tutti i presenti, la possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria, le solite condizioni della Chiesa, tempo della confessione, comunione, preghiera per il Santo Padre, quindi che potete lucrare nei prossimi giorni. Dona Dario, anzi, ne approfitto a nome della confraternita del Confutatore per fare gli auguri di Natale a tutti. Ma te, gli auguri, perché ti chiami Natale. E ha accennato che questo non vuol dire che adesso state in un gradino maggiore potere, è un compito maggiore, giustamente, ce lo ha ricordato. Allora vi permetto di dire, ma non solo ai membri delle due confraternite, ma a tutti i fedeli, si è parlato che la confraternita dei confratelli ebbe nella storia un compito particolarmente impegnativo, quello della liberazione degli schiavi. Noi si pensava che il problema fosse finito, invece proprio la settimana scorsa mi pare il Santo Padre insieme ai capi religiosi di tutte le religioni si sono incontrati, hanno pregato insieme e hanno sottoscritto un documento nel quale consentiti i miei colleghi che dice così, dice: malgrado gli sforzi di molti, la schiavitù moderna continua ad essere un flagello atroce che è presente su larga scala in tutto il mondo. E poi tralascio, perché non sto qui per avere la cinematografia, e dice: questo crimine di lesa umanità si maschera dietro apparenti abitudini accettate, ma in realtà fa le sue vittime nella prostituzione, nella tratta delle persone, il lavoro forzato, il lavoro schiavo, la mutilazione, la vendita di organi, il consumo di droga, il lavoro dei bambini. E alla fine dice: chiamiamo all'azione tutte le persone di fede e di buona volontà. Allora, essere uniti e, vuol dire infondere maggiore impegno per accogliere questo appello che il Papa degli Vaticani religiosi per darci da fare proprio per cancellare la schiavitù della modernità. Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga